Mister Benedetti, una vittoria importante, oltre che netta anche nel punteggio contro il Grassina, che dà punti per quello che riguarda la corsa verso la salvezza e che conferma la striscia positiva dopo la bella vittoria di Foiano. Sì, era importante dare continuità. Squadra ha tenuto bene il campo e siamo stati in primo tempo bravi a chiudere gli spazi a loro e a ripartire quando ci davano la possibilità e siamo stati cinici quando si sono presentate le occasioni. Approccio quindi giusto e le motivazioni che sicuramente hanno dato quel qualcosa in più. Sì, sicuramente noi le motivazioni dobbiamo averle perché ci giochiamo alla salvezza, quindi motivazioni sono importanti, mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra che è sempre stata in partita, abbiamo ripetuto la prestazione di Foiano, ora dobbiamo essere bravi a non fermarci, a proseguire, a migliorare ulteriormente, ci mancano ancora punti per ottenere la salvezza. Le case si costruiscono delle fondamenta, due partite che la Baldaccio non prende gol. Quanto è importante questo dato? Sì, importante soprattutto quando si gioca per la salvezza, è importante non concedere niente, è importante la solidità, la compattezza di squadra. Oggi abbiamo fatto una buona fase difensiva, ma siamo stati bravi anche in avanti perché poi quando riuscivamo a ripartire eravamo sempre pericolosi. Nonostante due assenze pesanti come quelle di Rosati e Quadroni. Sì, erano due assenze importanti, però ecco, importante che la squadra ci sia, ecco, quando c'è la squadra, quando c'è la compattezza, la solidità, si riesce anche a sopperire alle assenze. È chiaro che vorrei avere tutti a disposizione per poter fare delle scelte, però oggi era importante quello che abbiamo fatto sul campo. 30 punti così come il Signa e 10 punti nelle 5 gare della sua gestione. Sì, è importante, ma dobbiamo continuare. Ora domenica abbiamo un'altra partita difficile a Figline, poi c'è la sosta, avremo il tempo di ricaricarci, di lavorare ulteriormente per poi fare bene le ultime tre partite. Ora pensiamo a domenica, che sarà una partita difficile come tutte. Quanto c'è di Benedetti in questa Baldaccia? Mi auguro che qualcosa ci sia, ecco. L'importante, come ho già detto, è dare continuità e continuare con queste prestazioni, con questa compattezza di squadra. Sono convinto che i risultati arriveranno.